È arrivato il momento di piantare i bulbi a fioritura primaverile. Tra questi troviamo tulipani, muscari, narcisi, allium, chionodoxa o come in questo video, iris, giacinti e crochi, ma anche tantissimi altri che troverete in negozi e garden e vanno piantati in questo periodo autunnale. Se si ha modo di coltivare diversi tipi di bulbose, si potranno osservare anche le svariatissime forme che hanno i loro bulbi, cormi o rizomi, molto differenti l'uno dall'altro. Le iris o l'andica sono delle bulbose. Anche i giacinti sono dotati di bulbo, mentre i crochi invece sono dotati di cormo. Al momento dell'acquisto potrete decidere se usare un vaso singolo per ogni bulbosa o se creare delle composizioni. Oppure se li pianterete in piena terra, come procedere? Il periodo di impianto per questo tipo di bulbi va da settembre a dicembre, ma spessissimo ho piantato bulbi anche fino a febbraio se acquistati più tardi. È meglio però prepararli prima per la vegetazione primaverile, poiché si rischierebbe di non vederli fiorire e come ad esempio i muscari di questo periodo hanno già le foglie. Ogni tipo di bulbosa richiede tipo di terreno ed esposizioni diverse. Se deciderete quindi di creare delle composizioni, è importante guardare prima le schede di coltivazione e valutare se risulta essere simile. Il mix di terreno che uso per queste bulbose è composto da buon terriccio, terra da giardino, terriccio di foglie ed inerti per drenare il terreno, oltre che usarlo sul fondo del vaso e come vedremo più avanti. Si può inserire il terriccio nel vaso fino ad arrivare al livello per l'impianto dei bulbi. Anche in questo caso, ogni bulbo necessita di profondità diverse ed è necessario informarsi prima della piantagione. A questo punto, prima di poggiare i bulbi sul terreno, va fatto uno strato di inerti fini. Questo sarà molto utile per impedire il ristagno idrico sotto di essi, che può creare marciumi e conseguente perdita. Ma prima di piantarli i bulbi, consiglio di eseguire un trattamento utile a prevenire appunto dai marciumi. In un contenitore si può versare dell'acqua e spolverizzare un cucchiaino o anche meno di verderame oppure zolfo, che sono antifungini ammessi in coltivazione biologica, dato che quando si può è meglio utilizzare prodotti sostenibili piuttosto che dannosi per l'ambiente. Si mescola bene la polvere all'acqua e successivamente si possono inserire i bulbi nel liquido e lasciarli per qualche minuto a mollo, girandoli per bene, per far bagnare tutta la superficie con il prodotto. Se piantate più tipi di bulbi assieme per creare una composizione, assicuratevi di porre dietro quelli alti e avanti quelli più bassi. Se usate un vaso tondo come in questo video, invece potete mettere i bulbi che crescono più alti al centro, poi attorno ad essi quelli medi ed infine, lungo il contorno del vaso, quelli più bassi. Si passano tutti i bulbi da piantare e poi si possono preparare per la piantagione. Comincio con i bulbi di iris, che sono quelli che crescono più alti tra quelli che pianto. Anche per le distanze tra bulbo e bulbo vanno sempre lette le schede di coltivazione, ma solitamente in vaso si coltivano più vicine e meno profonde del necessario. Si aggiunge poi altra ghiaia attorno ai bulbi e si possono coprire con la terra. Mi raccomando di ricordarsi il punto preciso dove sono stati piantati per non piazzarne altri al di sopra. Consiglio a questo scopo di utilizzare dei bastoncini conficcati attorno al punto in cui si trovano i bulbi per mantenerne traccia. Dopodiché si crea un altro strato di inerti per i prossimi bulbi. In questo caso tocca ai giacinti che richiedono comunque profondità, ma meno. Sono alcuni di quelli che tra l'altro si prestano alla forzatura e che quindi crescono addirittura fuori dalla terra, ma è un altro discorso. Allo stesso livello si possono poi piantare anche i crochi, che hanno il cormo più piccolino e si troveranno un po' più giù dei giacinti. E aggiungo anche gli altri crochi. Fate attenzione ai topi, che sono ghiotti di bulbi, vanno matti specialmente per i tulipani e i crochi, ma anche di tanti altri. Mentre ho notato che narcisi e gladioli erano meno graditi. Alcuni tipi di bulbi li trovavo solamente disotterrati. Comunque sia, è meglio posizionare i vasi in luogo lontano dalla loro portata. Oppure, se piantati in piena terra, si possono inserire delle reti metalliche
o usare anche dei trucchetti per tenerli lontani, ad esempio inserendo nel terreno un palo di ferro con al di sopra inserita una bottiglia di vetro capovolta. Il rumore prodotto grazie al vento li terrà alla larga. Si può ultimare poi col solito strato di ghiaia attorno ai bulbi e poi colmare di terra fino in cima. Solitamente per i giacinti faccio in modo che la parte superiore del bulbo risulti appena al di fuori della terra. Applico poi della ghiaia anche sulla superficie del terreno per facilitare l'annaffiatura ed evitare gli inconvenienti spostamenti di terra se si usa un getto d'acqua meno delicato. Ora si possono finalmente posizionare in un luogo al sole o mezz'ombra, annaffiare e dar da bere ogni volta che lo necessitano senza però esagerare con l'acqua creando ristagni, poiché sarebbero fatali per i bulbi. Quindi si può annaffiare ogni volta che il terreno asciuga. In poco tempo, a primavera, li vedrete sbucare dal terreno, chi prima, chi dopo a seconda del bulbo, e dopo poco li vedrete anche fiorire, sempre chi prima e chi dopo, poiché anche i tempi di fioritura sono diversi. Il bello delle composizioni è proprio il fatto che li vedrete fiorire scalarmente e non tutti assieme, e ci si può sbizzarrire nella scelta degli accostamenti. Più tardi ho fatto spazio anche ad un narciso sopravvissuto tra quelli forzati. Dopo aver fiorito è importantissimo assolutamente non tagliare la vegetazione, bisognerà farla seccare e solo poi rimuoverla. Poiché è grazie al graduale deperimento della vegetazione che il bulbo si ricaricherà di nuovo di nutrienti e formerà di nuovo pianta e fiore per l'anno dopo. Durante questa fase ogni tanto si può annaffiare ancora. E quando la vegetazione sarà secca si potrà decidere se estirpare i bulbi per la conservazione fino al prossimo impianto o lasciarli direttamente nel terreno. Se lasciati nel terreno, consiglio di non annaffiarli fino a settembre-ottobre, poiché saranno a riposo e saranno sufficienti le piogge in alcuni casi. Abbiamo quindi visto come piantare queste bellissime piante fiorite dai colori vivaci e come coltivarle nel modo corretto con molti consigli utili. Provateci anche voi e vi ricordo di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivare la campanella per ricevere la notifica ogni volta che pubblico e disseminare i video sui social per aiutare il canale a crescere.